Perfetto, hai citato il tuo disco, quindi adesso te lo chiedo. Ok. Tra l'altro, ultimamente, visto che l'hai presentato anche elettrica, ultimamente Sì. in formazione con alla batteria c'è Michalizzi, se non Sì, sbaglio, c'è Michelizia grandissimo. a batteria, c'è Ciro Manna alla chitarra, sono orgoglioso di una super band, proprio, nel senso Sì, sono gente musicisti eccezionale. bravissimi e vedi quella per esempio il discorso della professionalità, della bravura, no? È il difficile di quando fai queste cose è che c'è sempre poco tempo, perché soprattutto più chiami musicisti bravi, più sono occupati, per fortuna hanno sempre da fare altro. E quindi di solito si riduce più o meno a fare una prova E poi si e va. poi si va, è sempre così. E lì chiaramente vedi lo spessore della personalità, nel senso comunque il repertorio non è certo il repertorio dell'annuncio, però comunque è un pochettino impegnativo, insomma. E i ragazzi comunque con una prova siamo andati a suonare al concerto e ognuno di loro ha suonato benissimo, pur avendo fatto una prova sola. Quello è proprio il livello del musicista, il fatto che comunque va lì e alla fine riesce, come ti dicevo, senza giustificazione, capito? È vero, abbiamo provato poco, pezzi sono difficili, siamo arrivati a Però buono nella nostra attrezzatura, però alla fine sono sempre bene e comunque il concerto è venuto bene, quindi sono molto orgoglioso di averli nella mia band, insomma. io ho ascoltato anche qualche vecchio lavoro, no? Nel senso anche i Five for Groove, quindi anche altri repertori, quindi non legati al lavoro da turnista nella musica leggera, quindi legati più all'aspetto jazz o smooth jazz, diciamo, quindi non quello che sostanzialmente è penso la maggior parte del lavoro che fai te. Assolutamente, A assolutamente. parte ho sentito un grande diciamo filone legato agli Yellow Jackets, ma forse mi Sì, sbaglio, no, io no, assolutamente, assolutamente. a Vabbè, orecchio lì me. praticamente, se pensi, la band eravamo poi molti comuni di quelli che stavano lì sul palco con me, perché il sassofonista e il Cristiano stavano anche con me nei Fast Food Group. I Fast Food Group sono nati perché Cristiano poi è figlio di Franco Michalizzi, no? Che è un grandissimo compositore di colonne sonore, ma è stato uno dei primi proprio a fare, diciamo, fusion nella colonna sonora italiana, insomma. Quindi nasce proprio dall'amore di quel tipo di sonorità lì, di cui lui, che poi ha prodotto il disco, è un esperto, insomma. Quindi è nato in quella direzione. Proprio lì non era un progetto inteso in maniera originale, era proprio una citazione di quel mondo lì, proprio. Sì, infatti si avverte, bello, a me piacciono molto, quindi nel senso che... E la difficoltà invece che c'è nel promuovere musica esterofila, diciamo così. È già risposto, perché la difficoltà è proprio quella che non è la musica nostra, e quindi giustamente è vero che, voglio dire, il pubblico dovrebbe essere disposto a ascoltare un pochettino di tutto, dovrebbe essere più aperto, però fondamentalmente posso andare a vedere gli Spyro Gyra dal vero. Gli Yellow Jack vengono in Italia 2 volte l'anno, e perché dovrebbero venire a sentire gli italiani che fanno, per quanto si impegnino a farlo il meglio possibile, quel repertorio lì? È difficile comunque in Italia riuscire a imporre musica strumentale che non sia jazzistica, è molto complicato. Ricordo una frase che diceva Pino Presti, che è il famoso Come bassista no, conosco storico benissimo di Mina. Mina, cioè che gli unici due generi che sono replicabili in tutto il mondo sono il rock e il jazz. Gli altri, quindi diciamo la fusion oppure tutte le anche la musica, sono più caratterizzati diciamo, al luogo di origine, Luogo capito? d'origine. Quindi il jazz infatti ha un filone forte, il rock ha un filone forte, quindi se studi bene o male riesci a dare una tua versione. Però tutto quello che gli ruota intorno, quindi anche quando parlavi di sound newyorkese, eccetera, eccetera, è difficilissimo riportare quel Ma perché non sound vivi qua. lì? Perché alla fine, voglio dire, prima di tutto i problemi sono due. Prima di tutto quella è una musica nata lì, che vive di determinate caratteristiche proprio del fatto che proprio di quel posto. E l'altra cosa che ti ripeto, i musisti che la fanno realmente vengono in Italia continuamente. L'Italia ha decine e decine di festival, ormai i locali, non è che una musica che non senti, hai possibilità continuamente di sentirla fatta da quelli veri.
veritasi, nel senso che a parte che la suonano benissimo, ma che poi originale quel posto lì, quindi non si crea uno spazio adeguato per, nel caso specifico, perché la nostra comunque era una citazione, non aveva una forma originale di questa cosa qua. Ma la difficoltà di restare, sottolineo le parole, credibili quando si fanno due generi così diversi, no? Quindi quando si lavora nella musica leggera, dove spesso un po' si viene anche un po' sottovalutati, o diciamo si è più che qualificati tante volte per fare. Però ricordati sempre, questo è una cosa che ci siamo detti prima. Questo è perché è vedere. Io lo ripeto perché gli altri... è chiaro, però è vero. Per chi non l'ha sentito. E questo è pensare la musica cantautorale come se fosse musica strumentale. La musica cantautorale in generale è comunque una canzone. Quindi se la canzone ha bisogno di una nota lunga per tutta la prima strofa, perché emozionalmente serve quello, tu non sei sottovalutato come musicista, perché stai facendo la cosa migliore in quel pezzo, ed è la cosa più bella che può fare un musicista su quella cosa lì. Non è il passaggio più bello che valorizza quella cosa, quindi è proprio l'approccio che deve cambiare. Se tu ti senti sminuito perché non stai facendo un passaggio, stai facendo una nota sola, non dovresti suonare quella musica lì. Io non mi sento sminuito perché quando suono quei Far For Groove posso slappare tutta l'intera strofa, perché quel genere lo richiede, e poi quando sto col cantante e faccio una cosa sola dico però Far For Groove mi divertivo di più. Non è così, perché se fosse così mi dovrei fare delle domande serie su quello che è il mio amore per quello che faccio come lavoro. Il mio lavoro principale è accompagnare i cantanti, e io lo faccio con enorme piacere, perché il mio piacere non è nella quantità di note che faccio, nel passaggio che il musicista può vedere più o meno bene, è nel fatto di fare bene il mio lavoro, di fare in modo che quella canzone funzioni il meglio possibile. Il che vuol dire magari fare ottavi, ti ripeto, per tutto il pezzo, ma non mi sento per niente sminuito. Quindi non è vera questa cosa, quindi non è che suono i Five For Groove, qualsiasi musica strumentale, perché finalmente mi sento liberato, perché in quella musica c'è bisogno di suonare di più, perché non c'è un cantante. Quindi chiaramente, naturalmente, si crea più spazio, no? Spazio. Mi ritaglio un po' di spazio per delle domande che sono arrivate, e tra l'altro una da Marco Celegon, pensiamo, che sia un tuo ex allievo, no? Quando e come hai capito qual era il suono giusto per te? È stato un processo lento, un processo che ancora prosegue, oppure qualcosa che è semplicemente accaduto in modo naturale? Allora, e si collega a quello che ti ho detto prima, è una cosa che avviene in maniera naturale, ma la devi cercare, la devi fortemente volere. Ecco perché ti dico, deve far parte della tua routine di studio, della tua volontà di cercare un suono, che tu diciamo non gli dai mai importanza, non lo troverai mai. E c'è presente quei musicisti che cambiano continuamente attrezzatura, cambiano bassi, cambiano tutto. Io infatti, non a caso, vabbè, tu sai, non so, che io ho lo stesso strumento da 20 anni, no? E Marcus Miele ha lo stesso strumento da una vita, e lo stesso vale per Giacomo, per tutti i musicisti che hanno avuto un timbro particolare nella propria vita. Perché? Perché non vanno a cercare da altre parti quello che è il suono che magari hanno nella testa, continuano a sforzarsi di trovarlo in quello che hanno, nella postura, nella pressione che utilizzano, nel magari toccare un minimo, togliere un po' di alti perché magari ti piace il timbro un po' più scuro. Ma è una continua ricerca con i mezzi che c'hanno, quindi lavorare sull'action, tu hai notato, insomma, l'action che c'è sul mio strumento è curatissimo, è un frutto di scelte millimetriche fatte per anni, sono tutte cose molto comode, tra l'altro. Io l'ho suonato e l'ho trovato subito molto, esatto, comodo. perché né troppo alta né troppo bassa, quindi perché l'idea mia è che deve essere più possibile alta, perché più alta è chiaramente più l'attacco è migliore, ma non ti deve creare tensione, perché una cosa negativa è suonare contratti, quello anche peggiora il suono, no? Lo schiaccia un po', lo comprime. Quindi se poi suonando un concerto di 3 ore rischi, non devi mai evitare che cominci a tirare di tendini, insomma, perché poi il corpo suono ne risente, tutto ne risente, quindi devi più possibilmente suonare rilassato. Però tutta questa ricerca è dovuta al fatto di che cercavo qualcosa. Se tu non la cerchi, non la trovi mai. Se tu prendi o peggio ancora, che è una cosa ancora più grave, che ti adatti al suono che c'è lo strumento. Io, per esempio,
il Fender Jazz è classico, adesso dico una cosa impopolare e quindi qua ne possiamo devo centellinare le parole. Il Fender Jazz è classico strumento più importante della storia, è uno strumento da avere, ma molto spesso è uno strumento molto secco, spesso con poco sustain, e quindi ti porta a suonare, cioè tu assecondi lo strumento, quindi lo strumento è secco, tu suoni di più, non impari a gestire le note lunghe, non impari a gestire il sustain, tendi a riempire lo spazio vuoto, lo spazio vuoto con il suonare, e questo è un problema che poi si ritrova molte di queste persone che poi quando suonano con gli strumenti attivi non hanno un suono adeguato. Allora, quello che voglio dirti alla fine, il segreto qual è fare in modo che cercare il suono sia una costante, che vuol dire ascoltare i dischi che ti piacciono e quindi cominciare a il suono bello ce l'hai dentro la testa, è una cosa che si crea fra il tuo gusto, i dischi che hai ascoltato, quelli che sono i tuoi riferimenti, e poi piano piano cominci cercando di tradurlo sotto le mani con i mezzi che c'hai, magari piano piano cercando di trovarne anche una formula un po' più originale, un po' mischiata, che asseconda un po' la tua personalità. Però come vedi è una volontà di ricerca. Se tu sei lì che lo subisci un po', subisci l'ampli, subisci le mode dei pedaletti, di tutta una serie di cose, invece bisogna ritornare a pensare come se suonassimo un contrabbasso. Cioè uno strumento, devi togliere tutta l'elettronica, metti tutto flat, l'amplificatore, cominci a suonare e dici ok, questo è il suono che produco, mi piace? No. È vicino al bassista di riferimento? No. Ok, devo lavorarci, devo fare in modo, per esempio, molti ragazzi sono molto staccati, questo condiziona molto il tuo modo di suonare, il fatto di imparare a suonare legati, quindi di legare il più possibile note fra di loro, è comunque una cosa tecnica, e quindi devi lavorarci, devi lavorare nella postura, devi lavorare in determinate cose che miglioreranno il tuo suono. Quindi l'idea qual è di avere avere una volontà. Se tu chiaramente sei concentrato solo nel riprodurre il pezzo dei Dream Theater con la tablatura, o sei concentrato solo a fare le cose a 2016, perdi di vista quell'obiettivo, perdi di vista quella cosa lì, non sei nemmeno tu che il suono produci, e quindi chiaramente di conseguenza ti allontani da riuscire a trovarlo. Ti sembra sempre che non va bene, lo strumento un po' ti stufa, alla fine è così perché non ce l'hai chiaro in testa. Parlando di musica, mi riaggancio anche a una domanda che ti faceva Claudio, un po' di cose gliele hai già risposte. Una, vabbè, il momento più emozionante della tua carriera è questo domani, diciamo. È sempre il giorno che poi devo dirti il concerto a Royal Tabertone è stato emozionante, proprio per la storia del posto, capito? Infatti noi abbiamo fatto, tra le altre cose, in contemporanea registravamo il DVD, quindi in diretta, insomma, fondamentalmente. E proprio quel posto è magico proprio, cioè un posto proprio speciale, perché chiaramente a parte è bellissimo, e poi chiaramente tu fai questo corridoio con le foto dei Beatles, Eric Clapton, tutti i live che ci hanno fatto una storia della musica, sei sì, proprio piccolo, capito? Quindi ma ti rendi conto che lì è un posto speciale dove la musica, insomma, è stata fatta per davvero, e quindi esserne una piccola parte, insomma, trovarsi in questo bel posto è stato emozionante, devo dirti. E proprio, però, come vedi, è sempre legato alla musica, insomma, non è legato al fatto che sei in un posto dove di musica ne è stata fatta tanta. E un'altra domanda che mi interessava, questa non la chiedo mai, ma nel tuo caso quando oggi ci siamo andati in chiacchiere, i 5 album di riferimento, no? Che tu magari quando hai dei dubbi ancora ascolti, io mi faccio sempre queste cose, quando ho dei dubbi su cosa è bello, cosa mi piace suonare, ascolto questi dischi qui. Se c'è qualcosa, magari, oppure che per il tuo modo di suonare, per il tipo di lavoro che hai fatto, guarda, sarebbe difficile dirtene 5, sarebbe veramente difficile dirtene 5, è veramente come chiedere a un genitore se vuoi più bene, a quale dei figli vuoi più bene, e sono periodi della vita che sono legati più a un disco più a un altro, no? Io ho detto, io ho iniziato, ero ragazzino e mi ricordo la prima volta che sentì Blood Sugar Sex Magik, per la prima volta sentì suonare con quella grinta, con quell'approccio, per me fu
illuminante, no? Nel senso che io voglio essere così, capito? Come dicevo il discorso, io voglio questo suono qua, cioè voglio sentire proprio che esplode, che esplode sento l'energia che lui ci ha messo nel suonarlo, a prescindere dal timbro, è proprio l'approccio che mi piaceva, no? E questo vale anche per i dischi dei Polis. E poi chiaramente è stato l'avvento del primo disco di Giacomo, che chiaramente tu senti e rimani, dici, ma che cosa è riuscito a fare questo? E, però come vedi sono tutte macchie. Mi ricordo un altro disco che è meno blasonato di questi, questi sono ovviamente anche più ovvi, però mi sento tutto Tullio Dallaire di Robert Thorpe. È stato un disco per me importantissimo, perché sentì per la prima volta una persona che suonava tanto. È lì che c'è il The Core. No, no, c'è Nicola Aiuta, la batteria. No, parlavo delle tracce, è lì che c'è il The Core, non mi ricordo. È The Core. Su quell'album sì, sì. Eccezionale. Poi c'è la, insomma, Tiger Wolf, mi ricordo, c'è un disco eccezionale. Disco eccezionale. E fu la prima volta che io sentivo suonare tanto, ok? Però con timbro, cioè con timbro bello da un musicista che come piaceva a me, insomma, quasi pop, ma comunque suonando tante note, quindi fu emblematico il fatto che si può, diciamo, suonare tanto, essere interattivi e non per forza dover suonare diciamo alla Giacomo, c'è cioè anche un altro modo di poter accompagnare una canzone. E però sono tutte piccole, se ti dovessi dire queste piccole cose che ho imparato sarebbero 100 dischi. Ogni disco c'ha veramente dentro una piccola cosa, che un piccolo insegnamento. Devo dirti che ecco, il fatto che mi ricordo che Tullio Dallaire me lo diede una persona e come un tesoro, questo disco ti spiegherà 2000 cose, io mi ricordo che passavo le giornate sane a sentirlo, proprio sempre con la cuffia. Oggi è difficile far capire questo peso a un ragazzo, perché lui gli dà questo disco, lui si scarica la discografia di Robin Ford che contiene 12 giga di MP3 e la volta dopo viene a sentire un po' tutti, un po' nessuno, è difficile farli rimanere concentrati come eravamo noi, perché a me arrivava una cassettina che ti diceva questa devi sentire, e tu chiaramente cioè, solo quella. E quindi la consumavi, insomma, e questo però veramente è avvenuto per tanti dischi, sarebbe difficile esemplificarti in 5.